benvenuti a Torino Underground. Oggi ospite qui abbiamo anche un carissimo amico, nonché artista che io ammiro profondamente per essere un DJ che amo profondamente per la sua musica. Come mi hai detto in questo modo? DJ Grissino! Ciao a tutti. Come ragazzi, stai? Tutto bene? Assolutamente bene. Senti, ma la prima cosa che si chiederanno chi non ti conosce, certo, ma anche chi ti conosce, perché si chiama Grissino? Secondo voi perché mi chiamo Grissino? Secondo voi perché? Amo i carboidrati, ragazzi. Banalissimo, ma è questa la sostanza. Praticamente alle medie una mamma di un mio carissimo amico, Natti Dab, che salutiamo, mi ha collato questo appellativo perché io praticamente ho finito tutti quanti i grissini all'aperitivo e Dab mi dice: oh, mi chiami mamma, ieri ti ha chiamato Grissino. Bella, mi piace come nome, lo uso come writer. Grissino! Poi è troppo lungo. Quella troppo lungo, ho iniziato a fare GRS. Sì. Boh, finita lì. È finita lì. Senti, tu sei un DJ di Torino che... Vabbè, Vinovo, io ci tengo a dire che io sono di Vinovo, ragazzi, perché Vinovo... È diverso. Voi siete un campanellista. Per me è la scuola. È la scuola. Walter X, Dynamite Soul, sì. C'è un sacco di roba. Però tu suoni tantissimo in giro, veramente. Faccio, sì, faccio un po' di danza. Sì, ma devi dirci questo segreto, come mai? Ma oltre a essere bravo. Ma non è che c'è un segreto, non c'è mai un segreto. Il discorso è solamente credere in quello che fai e sbatterti tantissimo, non al 100%, al 300%. E se dovessi definire lo stile di musica che metti? Global beat. Global beat, mi assolutamente piace. E cosa vorrebbe dire Global Beat? Global Beat praticamente è un ensemble di gusti e di, come dire, ideali della tua vita. È una cosa anche abbastanza utopica. Però Chinese Man, presente? Chinese Man Record, loro palesemente sono Global Beat. Hanno il loro beat fisso che è il pop, drum and bass live. E poi sotto c'è di tutto, dalla samba ai suoni orientali, ai suoni asiatici, ai suoni quelli magari africani, ai suoni molto più europei, batterie magari trip hop alla Massive Attack inglesi, quindi non si può definire un genere unico, è global, sì. È global beat. Ti ha sempre affascinato questa cosa di vedere il mondo proprio in ampie sfere, insomma. Sì. Io penso che il mondo vada visto tutto per cui giudicarlo. Come dire, mi piace solo quella donna, no? Tu dovresti conoscere tu. Allora senti, no, parlami dell'asse Bruxelles Torino. Perché l'assetto, perché dobbiamo parlare di Bruxelles? Ma Bruxelles perché io Bruxelles c'ho una fetta di cuore, ci ho vissuto 3 anni ed è per assurdo la città più cosmopolita d'Europa. E io lì ho conosciuto almeno l'80% degli artisti che ci sono nel mio disco, che ho fatto uscire il 30 novembre. E questi artisti sono un po' venuti a cercare me, cioè è una cosa assurda, quindi Bruxelles sì, ce l'avrò per sempre nel cuore, non è detto che forse non ci ritorni, attenzione. Adesso sei a Torino. Adesso sono a Torino da un anno e mezzo, sì. Senti, parliamo subito di questo migrante, che insomma quante tracce sono, quanto tempo ci è voluto per farlo, che cosa c'è dentro, che cosa si deve aspettare la gente di ascoltare? Beh, in questo disco io credo di averci messo il cuore, ci ho impiegato 3 anni a farlo ed è una cosa che ho attraversato veramente tutta l'Europa per fare questo disco, ho registrato MC in situazioni assurde, a casa, ho registrato un mio amico portoghese da Zibao che salutiamo in una delle sue tante camere in affitto a Bologna. Ho allestito lì un mini studio con divani alzati per insonorizzare, col mio portatile schede audio e microfono, e poi ho registrato anche tanti altri MC a Bruxelles in questo modo, tra cui Muad, non mi viene mai il nome, Muad Belgo, a casa è difficile, ma è quello di cui parlavamo prima. Allora, no, perché io ho avuto la fortuna di stare di andare a Bruxelles, sentirlo suonare, okay, e andare nel suo studio, sì, poi ci siamo mangiati anche il pollo, ci siamo mangiati anche il pollo. E lì proprio quel giorno mi disse: ah, domani devo andare a registrare un marocchino che ha un asilo politico. E ho detto: ma no, ma tu sei fantastico. Sì, lui è tuttora in asilo politico in Belgio perché è stato in carcere
4 anni in Marocco, perché lui praticamente nei suoi testi cantava contro il regime marocchino, quello magari di, per cui mi aspetto da determinati rapper in Italia, magari parlare contro Salvini rischiando anche la galera, perché noi ragazzi, questa è la tua, questo bisogna fare per la musica alla Blues Brothers, questo bisogna fare, piuttosto poi vi vengo a prendere io con la Cadillac, capito? Vendendo i microfoni, no, col Volkswagen vai a prendere, ce l'hai ancora? Sì, non è un Volkswagen, no, è un Ford Transit, è un Ford Transit, ce l'ho ancora, racconta. Però è devastante, veramente racconta difficile. Perché come è nata questa cosa del... era un crowdfunding, giusto? Ho fatto un crowdfunding, sì, ma nel 2013, tanti anni fa. Però era figa sta cosa. Sì, ha funzionato, però era veramente un lavoro. Tu volevi questo mezzo di trasporto per poter andare in giro su. Esatto, assolutamente sì. Ed è quello che hai fatto. Sì, l'ho usato per un anno e mezzo, però poi ho dovuto, come dire, fargli alcuni restauri di motore, perché comunque attualmente un mezzo del genere è impossibile viaggiare in molte città italiane proprio per le nuove leggi che stanno uscendo, giustamente anche per l'inquinamento atmosferico. Faceva delle sgasate nere che guarda, dovresti metterci due ali e iniziare a farlo volare. Esatto. Comunque ci stoppiamo qua un attimo perché ci guardiamo un bel video di DJ Grissino. Yo. Torino Underground. Yo. Bentornati amici di Torino Underground, e questo è il sound di DJ Grissino. Questo è l'album che ha appena realizzato, I'm a Migrant. Just Like Sound. Just Like Sound. Sottotitolo, ma è fondamentale. Esatto, 30 novembre. Yes. E qua ci sono 9 lingue. Dentro ci sono 9 lingue, esattamente. C'è l'italiano, l'inglese, il francese, il portoghese, lo spagnolo, il rumeno, il giapponese, l'arabo e... Il tedesco. I brani sono interamente prodotti da te? Tutti interamente prodotti miei, come produzione è tutta mia. Dentro di ci sono un sacco di crediti, ci sono un sacco di featuring sia di MC che cantanti, coriste, ma anche come musicisti. Dietro c'è un bassista di Bangalore, Sandeep Madan, che salutiamo, magari vedrà questa intervista, che è stato ospite da me a Bruxelles un mese e mezzo. Abbiamo registrato 6 tracce, 6 giri di basso per il mio disco. Io ho fatto qualche scratch effetto per dei lavori suoi, che lui lavora per Bollywood, storie di cinema indiano, sai, robe strane, fighissime. E poi dopo dentro c'è la featuring quella grossa di Dr. Das, bassista fondatore degli Yes End Up Foundation, della traccia numero 2, che è il singolo del disco, che è In Migrant. E che cosa hai usato per produrlo, che strumenti? Per produrlo c'è stata una bella sfumatura, perché in 3 anni il mio studio è cambiato 4 volte, sia come loco, come trasloco, e sia come strumentazione. Però di base, come sequencer, ho usato Ableton e Fruity Loops, e poi
hardware, il mio giocattolino, l'MPC 1000. Che porti anche alle serate. Che tu. Porto anche alle serate. Perché è una cosa figa. Allora, sì. Perché è figo anche il tuo setting, proprio quando ti si viene a vedere esibire dal vivo, che ha questa valigia. Certo. Anni, non so quanti anni siamo. Ne ho svariate, di svariate anni, cioè, sì. Ne ho è molto vintage la situazione, sì, sì, sì. Perché lui ha il giradischi dentro la valigia, certo. Quella grande. E poi comunque tu intervieni anche con il certo. Perché adesso tutti la vedono facile, ma lui si porta proprio tutto, quindi sì, anche la barra. 60 kg di roba tra Madonna. Purtroppo in Italia tanti locali non hanno neanche giradischi, quindi. Esatto. Ma questo qua possiamo parlare di Guinness dei primati, di qualcosa? Ma lui è iscritto al Guinness dei primati, proprio perché dentro ci sono 9 lingue diverse. Hanno accettato il mio Guinness, mi devono rispondere da qua 12 settimane, speriamo in bene. Vabbè, comunque è una cosa veramente originale, una figata questa cosa qua. Mi fa piacere. Sì. Senti, raccontami di una cosa che ti è piaciuta, che hai vissuto nella tua carriera, che ti ricordi con estrema... Questa, vuoi sapere perché io ho questa? Mi emoziono ogni volta che la prendo in mano, perché questa è un regalo. Io questa non l'ho comprata, questa mi è stata donata da Dr. Das e di Asian Dub Foundation. Questa ha fatto 3 tournée mondiali con gli Asian Dub Foundation. Questa ha fatto più roba di me, di te, di lui, di tutta Torino messa insieme. Infatti la sto restaurando. Ma è proprio lei? È proprio lei, sì. Io ho pulito tutti i pad quest'estate, ci ho messo un video su YouTube di come farlo. Adesso qua ho un problemino. Voglio andare a rifare i fianchetti in legno. Dai, che po' figo. Praticamente questa NPC mi è stata donata da Dr. Das perché? Perché io ho conosciuto Dr. Das a Bruxelles. Quanti anni fa? Nel 2015, durante l'antitappa, su una serata dei miei cari amici, che saluto, che tra l'altro adesso riprende a spingere forte. L'ho conosciuto lì e poi io avevo il DJ set dopo. Mi sono semplicemente approcciato in un modo, come per dire, umano, dicendogli: man, when you finish your set, no? Quando tu finisci il tuo set, 15 minuti prima di finire il set, posso salire sul palco a montare la mia strumentazione? Lui ha detto: no problem. Cosa fai te? Ma io scratch, faccio un po' di cosa. Allora, sai cosa fai? Sali sul palco e fai un po' di scratch. Ho detto: cazzo, per me è mostro sacro. Perfetto, salgo sul palco, faccio scratch, mani sudatissime. Lui gli è piaciuto talmente tanto che poi abbiamo organizzato serate insieme lo scorso anno a Barcellona, a Perpignan in Francia, dove lui portava il suo set Dub Noise e io facevo gli scratch sopra con eco, delay, riverberi. E ci siamo trovati talmente bene che poi è venuto a mangiare da me un mese dopo e nel parlare mi ha detto: che cosa ti piacerebbe avere nel tuo studio? Ho detto: adesso mi piacerebbe veramente avere un campionatore di quelli anni 90, un NPC, qualche cosa. Adesso sto cercando un'offerta su qualche sito d'asta, perché ne seguo un sacco. Quando sei infognato di audio vintage devi fare così, sennò è veramente difficile reperire il materiale. E mi ha detto: stoppati lì, io ho un NPC in cantina da mia mamma a Londra, che non usiamo più come Asian Dub Foundation, perché adesso i campioni li buttiamo tutti con laptop. Sai che fai? Dopo Natale te la porto. Io lì per lì, mi spiace dirlo, ma da torinese non ci ho creduto. Perché Torino è così. Quando tu sei a Torino in un locale e suoni, anche se davanti c'è un mostro sacro di Torino, non ti darà mai bravo, ok? È una cosa veramente, purtroppo è così. È una spocchia torinese che si ha addosso, con la quale nasci, cresci, ci vivi e ci convivi male. Quando vai all'estero devi togliertela, perché se tu ce l'hai non conosci nessuno. Quando sei all'estero devi essere te stesso, non devi averla questa roba, ma non devi averla neanche a Torino. Quindi bisogna veramente spezzarla questa catena, lo dico ai giovani. Se io vengo alla vostra serata e mi piace, ve lo dico, cioè non me ne frego un cazzo, sì, capito? Sì. Di quello che ho fatto, di quello che farò, di quello che non ho mai fatto, non mi interessa. E questa cosa è una cosa che io spero che facciano anche tanti altri artisti, ecco. Perché io questa NPC ce l'ho avuta donata in questo modo, cioè bellissimo, in un modo incredibile, ci tengo a dirlo, è un pezzo di senti cuore, tu che suoni anche all'estero, questa cosa che hai detto è importante. Ma è invece il pubblico, certo, è diverso, ma il pubblico all'estero dall'Italia, certo. Una cosa che mi piace dire, ma già solamente in Svizzera, a Locarno, che poi come stare a Milano in montagna, nessuno viene e dice: oh, mi metti quel pezzo lì. La gente arriva, si gode la serata, entra nella vibe, segue il groove, dice: cazzo, figo, no? Seguo la groove, mi ubriaco, mi baccaglio la tipa si baccaglia il tipo e la serata riesce. Invece in Italia noto che purtroppo se non c'è quel brano lì, la gente non si diverte. Se non c'è quel brano da radio, quel brano mainstream, o quel brano che magari ha fatto la storia negli
anni 90, tipo Gigi Doug, per dirne una, comunque non funziona. E quindi tu avrai portato l'oggetto, hai portato quello. Come oggetto sì. E come disco che cosa ci hai portato, caro Gris? Come disco l'ho dovuto portare due, perché sono collegati. Praticamente ho portato White Lines, Grandmaster Flash. Allora, faccio farlo vedere, fallo vedere. Singolo su Sugar Hill, che gira però a 45. Questo disco, dentro c'è un sample di basso, batteria e di breakbeat. Questo disco qua non esisterebbe senza questo. Questo è un disco anni 80 di un gruppo punk di New York che ho trovato un mercatino, che si chiamano gli Optimo Cavern. Il brano è Perché è collegato a questo? È collegato perché il sample di White Lines praticamente è questo. Ah, è quello lì? Sì, esatto. Se voi andate su YouTube dovrebbe esserci. E questo è scuola? Esatto. E le White Lines non erano le linee della carreggiata, ma erano altre. Esatto. Neanche quelle dell'Adidas. Non utilizzo per fortuna. Erano quelle dell'Adidas, no. Vabbè, che dire, grazie a DJ Grissino di essere voi, venuto ragazzi. Qua, in bocca al lupo per tutto, mi raccomando, cercatelo, andatelo ad ascoltare, YouTube, Spotify, quello che volete, capolavoro assoluto di DJ Grissino a Torino, Underground. Basta questo coso. Ancora con questo coso da sbirro. Ok, io Torino Underground. Perché ragazzi, in realtà noi siamo anche capaci di fare i finali seri, però sì. Non abbiamo avuto il tempo. Ormai quindi... è già tanto che siamo qua a volte, e quindi qualche finale serio lo faremo. Mi ricordi un oggi, po' Urbano con sto cappello. Oggi comunque è un finale pseudo serio. È un finale perché? Un po' così. Perché a te che piacciono i capelli, tu porti sempre il cappello. Io sono pieno di capelli, io l'ho messo a caso perché non lo porto neanche. Questo cappello qua è importante, questo cappello qua è come cappello. Questo cappello mi manca nella mia collezione. Sai perché? Che mi mancherà. È un cappello speciale. È un cappello speciale. Perché è come quello di Harry Potter che ti dice il cappello parlante, che ti dice se sei un Gryffondor o un Serpeverde. Questo qua ti dice se sei underground o no. No, non ho capito cosa è il Serpeverde. Ma perché non è mai visto Harry Potter? Non è mai visto Harry Potter, loro l'hanno visto e quindi lo sanno. Cioè, questo qua, se te lo metto in testa e rimane verde, sei underground. Se no, si colora in un altro. Questo qua sarebbe il finale pseudo serio. Quindi, metto in testa. Io benissimo, sì, veramente. Sì. Sei rimasto verde, sei underground. Sei troppo underground. Non è diventato giallo. Se diventa giallo, invece te la preoccupassi. Sì. Vuol dire, ecco, se lo metti in testa, Young Signorino. Senti, si scioglie. Cioè, guarda, ti sta chiamando si qualcuno. Proprio. Ma forse cerchi lui. Beh, arrivo. Sta a spostare la macchina. Arrivo. Vuoi provare il cappello? Vai. Arrivo. Cioè, raga, io adesso. Adesso non è qualcosa. Non è per qualcosa, però. Adesso sono un bel po' di mesi che non registriamo più, non facciamo più niente, ma secondo me fra c'è qualcosa che non va in luce, non lo so, c'è qualcosa che non va in luce. E vabbè, questo finale finisce così, troverò una soluzione, magari se qualcuno vuole prendere il posto di fra può scrivermi in privato, magari ci possiamo mettere d'accordo e io cerco di farlo fuori. Okay. Bella a tutti, bella ragazzi, ciao!